Hello guys, ciao ragazzi, buonasera e ben ritrovati qui sul mio canale di YouTube. Ok, allora siamo sotto le feste, manca una settimana alle vacanze di Natale, alle feste di Natale perlomeno, e auguro a tutti quanti tanti auguri, buone feste, eccetera, eccetera, anche se penso poi ci risentiremo anche dopo il Natale per fare la prossima lezione. Questa sera andiamo a fare, continuiamo con il nostro metodo, il metodo Gennari, e andiamo a fare la lezione numero 22, esercizio 33, per quanto riguarda la sincronizzazione delle mani. Quindi siamo entrati nel secondo capitolo e siamo appunto, come ho detto, l'esercizio 33, che fa parte della seconda tranche. Ok, bene ragazzi, allora come sempre faccio vedere a mani unite come deve venire l'esercizio per quanto riguarda la versione free libera su YouTube, mentre per studiarlo insieme e vedere i dettagli delle mani separate, come sempre vi invito ad andare su patreon.com/bluestudiorecord. Anche questo entrerà a far parte, come sempre, di tutti gli altri corsi che io ho già fatto. Ok, quindi bando alle ciance, non andiamo ad aggiungere altro e andiamo a vedere subito questo esercizio numero 33, lezione 22. Benissimo, andiamo a vedere, facciamo subito le mani unite come deve venire, come sempre metronomo a 100, ok? Mettiamo il metronomo a 100 e andiamo a vedere le mani unite come viene, pronti? 1, 2, 3, 4... Abbiamo visto quindi a mani unite come viene questo esercizio. Vedete, la mano sinistra fa due disegni leggermente diversi, la mano destra anch'essa fa due disegni leggermente diversi che a un certo punto invertono la loro come devono essere fatti. Si parte dal Do all'inizio, la seconda parte invece si parte dal Sol. Insomma, andiamo a vedere quindi i minimi dettagli di questa lezione, andiamo a vedere quello che è la mano destra, poi vediamo la mano sinistra e cerchiamo di capire come metterli insieme. Ok, andiamo a vedere la posizione delle dita. Qui è molto semplice, perché la mano destra non si schioda e anche la mano sinistra non si schiodano dal Do, rimangono entrambi tra il Do e il Sol. Pollice, mignolo, mignolo, pollice. Allora, andiamo a vedere la mano destra, vedete, sono delle semplici note in quattro quarti. Due, tre, quattro, ok. Abbiamo visto quindi come deve venire. Quindi armatevi di pazienza, come sempre, perché, ripeto, all'inizio sembrano semplici, però quando poi dovete andare a combinare i vari cambi di disegni mantenendo e rispettando il tempo, vedete che magari l'errorino lo fate, e per poterlo fare bene dovrete ripeterlo e ripeterlo più volte. Bene ragazzi, allora detto questo, io vi auguro un buon studio, vi auguro una buona musica come sempre. Se non riusciamo a fare una lezione prima di Natale, colgo l'occasione e vi faccio i miei più sinceri auguri di buon Natale e di passare felicemente insieme alla famiglia questa bellissima festa. Per chi è un po' in difficoltà con questo periodaccio, non possiamo uscire e Green Pass, mica Green Pass, insomma quello che è, fatevi forza, vedete, prima o poi tutto passerà.
E quindi, augurandovi, come appunto ho detto prima, una buona musica, un buon divertimento, io vi saluto con il mio solito e consueto. Bye bye!